Davide, parliamo un po' delle vicende del Catania. Ti contattiamo in quanto doppio ex sia di Catania che di Juve. Brucia tanto la sconfitta con l'Inter perché dopo quel 2-0 al primo tempo in casa non si possono regalare 45 minuti in quel modo. È stato sottovalutato l'ingresso di Palacio o cos'altro è successo? Cosa avrebbe potuto fare Maran, secondo te? Eh beh, il senno di poi siamo tutti bravi a dire che poteva far entrare Almirón, poteva far entrare l'altro. Onestamente non ho visto la partita, quindi sarei presuntuoso a dire quello che doveva fare Rolando. Rolando intanto sta facendo delle cose eccezionali, come tutto il Catania, e questo è sotto l'occhio di tutti. È normale che ci sia delusione, però non si debbano fare più di tante tragedie, insomma. Resta comunque un campionato splendido e resta ancora la possibilità di far tutto e di regalarsi un bel sogno. Quindi credo che sia stata una battuta d'arresto, per quanto dolorosa, contro una grande squadra, che avendo in rosa questi campioni che ti fanno veramente, rompono veramente gli equilibri, come ce li ha il Catania, come può essere un Gomez, un Bergesso, hanno anche loro hanno giocatori che ti rompono gli equilibri. Probabilmente poteva essere gestita meglio la partita, mi hanno detto qualcuno, quindi non avendola vista non lo so, però non è nemmeno facile gestire la partita contro una squadra come l'Inter che rimonta e che comunque ha dei valori tecnici e morali importanti, quindi la verità sta sempre nel mezzo e giudicarla non avendo visto la partita, soprattutto non avendola vissuta, non è semplice. Cosa ti convince di più a livello tattico, di modulo, il 4-3-3 o il 4-2-3-1? Oppure sopra i moduli c'è l'atteggiamento della squadra che comunque venga schierata in campo, fa bene? Assolutamente, la squadra forte è la squadra che riesce a modulare il suo sistema di gioco in base alle caratteristiche dei giocatori propri, prima di tutto, e in base anche agli avversari. Alla fine sono due moduli molto simili se tu rifletti bene, anche perché basta alzare una delle mezzali a vertice alto e diventa subito il 4-3, diventa subito un 4-2-3-1. Che nel caso Quindi di voglio dire. domenica era tra l'altro Isco, ti do ragione in questo, infatti. Ah, ecco, quindi vedi, è semplice, poi in base anche al giocatore che gioca lì dietro, perché se gioca Barrientos è un conto, se gioca Mariano è un altro, uno è più difensivo e magari più bravo nell'interdizione sul regista offensivo, se giochi contro un Pirlo, e uno è più bravo magari se giochi contro una squadra dove lì magari non ha grandissima qualità e quindi potresti andare a far male, allora metti un qualsiasi tecnico, questi sono tutti i dettagli, ma alla fine come dicevi tu, la differenza la fanno gli interpreti, come chi va in campo, come interpreta quelle richieste del mister, in base alle caratteristiche dei giocatori che utilizzi, soprattutto in base all'avversario. La Juve rievoca però l'andata, l'abbiamo, non so se hai visto la partita di andata, però ci fu più di un episodio contestato all'arbitro. Me Sembra lo ricordo. che questi arbitri qui sbagliano sempre però a senso unico in determinate gare, soprattutto tra le grandi e le medio-piccole. Che mi dici su questo? Che ho vissuto anch'io, sono sempre, dopo 20 anni di carriera quasi, 18, sono sempre molto fiducioso nella buona fede, però è vero che alle volte uno pretende o desidererebbe che lo sbaglio, come dici tu, avviene comunque in ugual modo per la grande e per la piccola, cioè l'azione, la contestazione sia giudicata allo stesso modo per la grande e per la piccola, a volte non è così. E insomma, questo ti fa pensare male, anche se alla fine io in tanti anni di carriera ho sempre sfogo al fatto che si trattasse di errori in buona fede. Come si batte la Juve, Davide? Io ho rivisto una partita che ha perso la Juve, una delle poche in campionato, una delle due, quella con la Samp. Ci vuole veramente la fortuna e un Icardi in campo, come fu per la Samp, perché poi con la Sampdoria ci fu quella traversa pazzesca di Vucinic al secondo tempo che poteva anche consegnare il pareggio e forse qualcosa in più alla Juve. La Juve si batte innanzitutto con quello che ha dimostrato Catania, ma poi ci vuole tutto, l'insieme di tutto, l'insieme di qualità, di corsa, di molto sacrificio, perché è una squadra che ha grandissime qualità di palleggio, è una squadra che riesce a. La Juve è una squadra completa perché riesce a essere provinciale, ma riesce a essere anche grande squadra, si sa sacrificare e chiudersi tutti, ma sa anche essere squadra con gli interpreti che ha dei grandissimi palleggiatori, di grandissima qualità. E quindi il segreto
e non sotto, cioè, sicuramente nessuno sotto la draghi, ma capire che è una squadra che può far tutto e quindi uno dovrebbe prendere l'esempio e imitarla e limitarla anche in questo, insomma, nell'andare a bloccare i suoi uomini migliori, che possono essere a livello qualitativo, che può essere Pirlo, che è quello che comunque, ma loro anche hanno dei registi difensivi molto importanti come Bonucci e Bassai, che fanno sempre iniziare bene l'azione perché hanno grande personalità e si prendono dei rischi, quindi voglio dire, ci vuole intraprendenza, rischiare un pochettino, secondo me queste partite vanno affrontate anche prendendosi qualche rischio in più, però se uno vuole sperare di vincere, di ottenere qualcosa di più, deve o fare. Mi indichi un protagonista per squadra? Considerando anche il momento, ovviamente, di forma delle due squadre e dei giocatori. Non ho seguito benissimo, però vado a istinto e dico Giovinco Bergessi. Ma invece su un altro singolo ti volevo stuzzicare, perché Lodi, almeno per quello che vediamo, ancora non viene riconosciuto da tutta l'Italia come il degno successore di Pirlo, soprattutto parlo della nazionale. Forse perché gioca nel Catania o ci sono anche delle motivazioni tecniche, secondo te? Ma io Francesco lo conosco non bene per poterlo, nel senso che no, non è che l'ho seguito tantissimo, lo sai, un giocatore, io ho giocato con Fabio Liverani, ma ci giocavo insieme, mi ci allenavo insieme, quindi è normale che quando ti ci alleni, quando lo vedi con attenzione, puoi dare un giudizio anche migliore, quindi probabilmente adesso darei un giudizio troppo superficiale, sicuramente quello che sta facendo da Francesco il diritto di essere considerato comunque uno dei migliori registi del campione italiano, ma non perché lo diciamo noi, che siamo tifosi anche del Catania, ma sicuramente perché l'ha dimostrato praticamente con le sue prestazioni in questi 2 anni, quindi credo che gli deve essere riconosciuto quello che uno dimostra in campo, credo che abbia dimostrato di essere una valida alternativa a Pirlo. Un pronostico? Tu lo sai, il mio pronostico di cuore è sempre quello, che era la vittoria del Catania. Realisticamente io credo che sia una partita complicata. Mi auguro solo che il Catania l'affronti come ha affrontato tante di queste partite secondo me, con molto entusiasmo, non ti dico presunzione, ma con molta leggerezza, autostima, consapevolezza, senza pensare troppo che affronterà una grande squadra, perché ha le qualità per metterla in difficoltà, quindi un vero risultato che può essere, se il Catania affronta in questo modo, molto molto aperto.